distrofie da carenza alimentare del lattante. Nella prima infanzia, assai più facilmente di quanto non avvenga nelle epoche posteriori, possono instaurarsi perturbamenti, anche gravi, dallo stato nutritivo. Le cause di queste distrofie possono essere attribuite a fattori alimentari, disturbi di nutrizione ex alimentazione, o infettivi, disturbi di nutrizione ex infezione, o malformativi per anomalie congenite della costituzione corporea, disturbi nutritivi ex costituzione. Come tutti gli organi e tessuti, anche l'osso viene interessato da questi disturbi della nutrizione, soprattutto nelle forme da carenza globale e da carenza proteica, nelle quali l'accrescimento scheletrico appare maggiormente compromesso. Comprendono: distrofia da ipoalimentazione, disturbo cronico della nutrizione, conseguente all'insufficiente apporto alimentare, carenza globale, calorica, non qualitativa, caratterizzato soprattutto dalla mancata crescita ponderale, mentre la crescita scheletrica e la maturazione ossea si arrestano solo quando la distrofia è conclamata. Distrofia da farinacei, disturbo cronico della nutrizione del lattante da eccessivo apporto alimentare di idrati di carbonio, determina una iperdisproteinemia con edemi ed arresto di sviluppo staturale per deficienza dello scheletro proteico. Distrofia da latte vaccino, disturbo cronico della nutrizione che si manifesta nel lattante essenzialmente con arresto o ritardo della crescita ed emissione di caratteristiche feci saponose dovuto a un'alimentazione esclusiva o quasi protratta e caloricamente adeguata con latte vaccino intero. Nella prima fase si realizza una dissociazione staturo-ponderale perché la crescita in lunghezza continua senza un corrispettivo aumento di peso. Distrofia da carenza di vitamine, condizione morbosa nella quale lo stato carenziale si estrinseca fondamentalmente con denutrizione e ritardo di sviluppo, senza o con scarsi segni specifici della singola carenza.